E ciao a tutti ragazzi, qui Alec e oggi siamo qui per un nuovo video di Clash Royale. Questo sarà un video nella settimana in cui non ci sono e sono partito in Spagna, non so quando lo vedrete e come lo vedrete. L'ho registrato prima di partire e ho deciso di fare un video molto veloce su Clash Royale perché mi è successa una cosa che sinceramente non sapevo fosse possibile e che non mi era mai capitata. Come avrete già letto dal titolo, ho pareggiato 3-3. Cioè 3 stelle a 3 stelle, io non capisco come questo sia possibile, ma andiamo a vedere il replay e vediamolo in diretta. Io pure sono rimasto veramente allibito, pensavo che qualcuno di noi avesse vinto, non sapevo chi al photo finish, invece addirittura un pareggio. Allora, ho giocato molto male a questa partita, soprattutto all'inizio ho preso molto svantaggio, poi però sono riuscito a recuperare e a pareggiare. Allora, io qui sono partito da dietro con degli sgherri perché non sapevo minimamente cosa fare e volevo piazzarli davanti il Royal. Gli sgherri davanti al Royal vanno bene perché lui qui manda una scarica, una zappa sulla mia torre, probabilmente perché voleva sprecare risile e attendere quello che facevo io. Ha messo il maghetto e mi ha shottato i cosi. In genere mandare gli sgherri davanti al Royal va bene perché se mette una torre inferno loro cercano di interromperlo. Lui qui rosica perché io gli ho shottato il maghetto di merda e qui sbaglio perché il minatore lo mando sul boscaiolo. Se lo mandavo sull'arcibucchiere uccideva l'arcibucchiere e il boscaiolo faceva meno danno. Invece così ha ucciso lui, ha infuriato dietro l'arcibucchiere che ha fatto un danno alla Madonna. Io qui sono andato subito con sgherri sull'arcibucchiere inutili perché tanto era morto e mi sono subito il mini P.E.K.K.A. Addirittura tre colpi di mini P.E.K.K.A. che mi ha buttato quasi giù la torre. Quindi qui è stato veramente un'altra cazzata da parte mia. Quindi una serie di cavolate che mi hanno portato sì a buttare giù quasi la torre da quel lato, ma lui ne ha buttata quasi giù una qui praticamente con 386 HP e quest'altra a metà. Qui mando i barbari alla cazzo, lui usa la fireball, quindi scopro che ha anche la fireball. Mando il domatore, lui qui temporeggia, però quando vede che sta prendendo un pacco di danni decide di fare qualcosa e io con la zappa riesco a dare comunque un altro hit e gli tolgo mezza torre. Qui ho fatto bene, però adesso lui mi riparte all'attacco, quindi quello che faccio stavolta è annientare dietro l'arcibucchiere. Ovviamente questo mi distrugge la torre, ma evito che questi proseguino e poi infurino e mi faccio anche parecchi danni al castello. Quindi in questo momento sto a svantaggio di parecchio pure. Però qua per esempio faccio un'altra cazzata. La torre inferno potevo metterla distante dal gigante, non in bocca così che la colpisca subito. Però vabbè, questo è uno dei errori minimi. Qui mando subito un minatore tanto per prendere danni. E lui schiera il mini P.E.K.K.A. prevedibile. Il mio minatore riesce a dare comunque tre colpi. Gli leva un altro 150-200 di vita. E ora lui è all'attacco. Io qui sto nella merdina. Quello che faccio adesso, l'unica cosa che posso fare è mettere i barbari per fermare quel bastardo. Devo mandare una zap perché devo assolutamente distruggerlo. Lui a questo punto manda quello, io mando la fireball in maniera tale da evitare subito il danno del mago. E qui faccio sgherri minatore di nuovo. Lui mette l'arcibucchiere, mette il gigante là. Io vado subito di doma dall'altro lato perché so che lì l'ho preso la torre. Qui il gigante in qualche modo appena viene la torre inferno cerco di contrastarlo. Metto la torre inferno che è comunque lenta, lì perderò la torre, ma lì il domatore mi ha fatto i danni che volevo. Qui addirittura il gigante non è riuscito a prendere la torre e questo mi tornerà molto comodo. Io scopro che lui ha la scintilla adesso, ma qui la countererò molto bene perché la zappo e quindi la torre inferno riesce a distruggerla. Nel frattempo il mini P.E.K.K.A. muore, ma lui mi distrugge anche l'altra torre. Quindi siamo 2-2 e io sto col Royal che sta distruggendo il suo castello. Quindi sto bene, ho il domatore che parte all'attacco e ho anche i due sgherri che stanno uccidendo il suo maghetto di merda. Mando una fireball qui per uccidere sia il mago, fare danno e uccidere anche il boscaiolo, così faccio. E il minatore continua a dar zappate, quindi in questo momento sono in vantaggio. Solo che lui adesso parte di gigante, io riparto di Royal. Lui parte di arcibucchiere e io qui quello che faccio è cercare di zappo la torre, lui manda la fireball, lui mi zappa a me e mi interrompe quel tanto che bastava, guardate, per ripareggiare quel piccolo vantaggio che avevo e fare tre corone nello stesso identico istante e andare a pareggiare. Qualcosa di che non mi era mai successo, non pensavo fosse possibile, in realtà non ci avevo neanche mai pensato a un 3 a 3. Pensavo che una volta arrivare a 3 corone qualcuno doveva vincere, però è sensata come cosa. Mi sembra di aver visto a volte degli 1 a 1 all'ultimo secondo,
Però così non mi era mai capitato. Non so a voi, scrivetelo nei commenti se vi è mai capitato di fare un pareggio del genere, o se addirittura come me non pensavate fosse possibile. Detto questo, ragazzi, chiudo l'episodio qui. È un episodio rapido, volevo solo farvi vedere questo piccolo replay. Come vedete, i trofei rispetto all'ultimo episodio sono diminuiti. Sto sclerando parecchio su questo gioco di merda. E in realtà sono diminuiti perché? Perché ho deciso di cambiare mazzo. Come al solito, quando cambi mazzo, cominci a cambiarne 2000 in un secondo, perdi una marea di partite. E porca troia, c'ho boscaiolo e minatore, ma non mi ci trovo. Io vorrei quella cazzo di principessa e quel cazzo di stregone di ghiaccio, che sono le più forti e le più utili. Il minatore è forte, ma va bene solo con alcune combo. Il boscaiolo e minatore insieme non vanno bene, quindi mi trovo sempre a dover usarne una. E il boscaiolo, poi alla fine l'ho rivalutato, non è così forte. È meglio usare il minatore. Infatti, adesso sto usando questo deck, sto rivincendo un po' di partite, adesso proverò di nuovo a risalire e cercare di non cambiare deck. Sto cercando di portare il Domador all'8 e il Royal all'11, anche se ho sentito che il Gigante Royal verrà nerfato, anche se ho sentito anche il Gigante, non capisco se tutte e due, adesso mi informerò, poi magari farò un video sull'aggiornamento al ritorno dalle vacanze. Quindi detto questo, ragazzi, lasciate un bel pollicione per questo video particolare, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, in descrizione ci sono i miei social, andatemi a seguire, sono in vacanza, su Instagram potete avere tutti gli aggiornamenti della vacanza, Alec-YouTuber, da Alec è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, un saluto.